Le grandi idee di Quedo sul server. Come lo facciamo il video per essere un po' controtendenza? Lo facciamo dietro al divano. Cioè, voglio dire, quanta gente avete visto seduta sui divani su YouTube? Noi, Fraus, un sacco di canali americani, tutti i talk show americani si svolgono sui divani. Quale talk show, quale canale YouTube, quale film fa accadere tutto dietro il divano? Benvenuti su Quedo sul server, questo è un video bonus che esce di domenica perché abbiamo avuto la possibilità finalmente di regalarvi qualcosa. Perché non facevamo un giveaway da tanto tempo? E questo perché in Italia il giveaway ti costa la pena capitale, la ghigliottina, e poi sul troncone qua del collo ti spalmano del limone fresco per farti ancora più male. No, no, in realtà è un po' difficile fare un concorso, ma Spock ci ha dato la possibilità di regalarvi una PlayStation in cambio di un po' di visibilità e noi abbiamo accettato perché l'applicazione funziona. Funziona e praticamente è un'applicazione che si può usare, è un mercatino, poi vi spiegheremo subito come funziona. E state vedendo come funziona Spock, al lato vi stiamo mettendo una registrazione di proprio come funziona l'applicazione, che è scaricabile sia per iOS e Android, e il link lo trovate in descrizione. Spock in realtà è un bel mercatino, si può andare a dare un'occhiata, controllare tantissime inserzioni e controllare personalmente e contattare personalmente ogni singolo venditore. Sì, si può contattare e si possono fare le offerte, state vedendo proprio il funzionamento. Noi abbiamo provato a mettere online la PlayStation che ci ha dato per il giveaway Spock ed è molto semplice: scattate la foto, mettete il titolo, mettete la descrizione, addirittura potete mettere il tag con il quale poi il vostro oggetto sarà ricercabile, mettete il prezzo e boom, la cosa va online, semplice, veloce e funzionale. Occhio alla pronuncia, non è Spock, è Spock con la sh di sciarpa. Spock. Ragazzi, come avete visto è abbastanza facile, sappiamo che chi prima arriva meglio alloggio, in questo caso il più fortunato vince. Ma non è propriamente il più fortunato, perché? 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 Perché per partecipare a questo concorso abbiamo avuto la brillante idea di farvi dire una battuta, ovvero una sottospecie di barzelletta. Ora, siccome saremo noi a giudicare tutte i mille cose che ci arriveranno, siate originali, perché altrimenti non vincete. Dovete cercare di emergere in mezzo alla massa di barzellette, magari uguali, magari banali, magari vecchiotte, magari già sentite, con qualcosa di eccezionale. Quindi ricercate QDSSIT su Spock, andate a fare l'acquisto, basta che mettete 0 euro, perché alla fine è come se fosse una vendita, ma per 0 euro si può fare, e all'interno proprio dell'offerta ci mettete la vostra battuta. Che non sia lunghissima, ragazzi, perché ne dobbiamo controllare. Corta, una freddura. Freddura, che ne so, un cavallo entra in un bar, punto. Che fa ridere già così, cioè il cavallo che entra in un bar, è come dire, che ne so, sei stupido, un procione prende la laurea, fa già ridere di suo. Ecco. Io non sceglierò quelle con i procioni, quindi vedete voi se volete rischiare il vostro... Volete rischiare, metteteci un procione, ecco, il cavo. Oppure, che ne so, faccio passare. C'è una triglia in metropolitana e fa ridere perché muore soffocata, perché non è senza... Ragazzi, questo è un video bonus della domenica, noi vi auguriamo un bel proseguimento di domenica, potremmo dirvi tante cose interessanti, vi diremo che sul secondo canale sono usciti un sacco di video, quindi se vi va di andare a dare uno sguardo, andate sul secondo canale, mi raccomando, iscrivetevi al primo canale, iscrivetevi al secondo canale, mettete mi piace, no, a questo video sì, volendo pure a questo video, però insomma sono video molto interessanti, tipo quello che abbiamo fatto su YouTube, andate a dargli uno sguardo e ci vediamo martedì con un nuovo video. C'è un epilettico in un campo minato. Questo è brutto. Sei una persona di merda.